tavolo e lo dico in positivo, perché è inutile nascondersi dietro al dito, lo diceva anche prima il compagno di Vicenza. Ovviamente le polemiche fanno male e fanno male anche alla voglia di partecipare. Noi ci dobbiamo prendere da gusto, è inutile dirsi no, non è vero, non è successo niente, siamo tutti tranquilli. No, non stiamo tranquilli, le occhiaie parlano, non stiamo tranquilli, però il segnale dato in piazza ieri e il segnale di oggi secondo me è un segnale di vitalità, che poi qualcuno sicuramente, e già ho letto un po', cercherà di screditare, ma secondo me è un segnale di credibilità e di vitalità che parla. E quindi io dico, senza nascondersi dietro un dito, penso che noi questo segnale lo abbiamo dato e non dobbiamo farci forti di questa cosa e quindi metterci a sedere e a riposo, non che l'abbiamo fatto finora, ma insomma non dobbiamo iniziare adesso, ma dobbiamo ripartire sicuramente, come dire, con una spinta diversa. Ieri ci sono stati, lo dico perché appunto sono stati ripresi dai report, ci sono stati 5 tavoli, c'è il tavolo della scuola in più da aggiungere come sesto tavolo, che è un tavolo permanente, ma c'è anche quello sulla repressione e la giustizia, ci sono tanti tavoli che anche in maniera informale stanno continuando a lavorare in questi mesi e che io spero che anche poi a livello nazionale noi poi riusciremo a valorizzare. Ci sono state le migliaia di persone scese in piazza ieri. Perché sottolineo questo? Lo sottolineo, lo risottolineo, non smetterò mai di sottolinearlo, perché in tutti gli interventi di oggi si è detto riportiamo al centro le lotte, le piazze, il fatto di parlare con la gente, il fatto di rimettere al centro i nostri temi. Credo che la manifestazione di ieri l'abbia fatto, torno a dire, con un tema non facile, perché è un tema che per anni è stato messo nel cassetto e che la tragedia di Genova ha portato una drammatica congiuntura che ha fatto sì che questo tema ritornasse, ma mentre gli altri l'hanno usato semplicemente per pigliarsi gli applausi i giorni del funerale, noi abbiamo provato a renderlo vivo, a renderlo in qualche modo qualcosa di praticabile, di immediato, qualcosa in cui le persone potessero riconoscersi. Credo che questo sia un elemento importante. Quindi ci sono i numeri dei tavoli, i numeri di questa assemblea, i numeri messi in piazza, ci sono i numeri delle adesioni, è stato detto in tanti interventi. Vogliate crederci o no, noi ce l'eravamo detto, 4.000, 5.000 siamo fortunati, abbiamo quasi raddoppiato, lo diceva mi pare Damiano prima, non è una cosa scontata, anche questo è un segnale di voglia, di partecipazione, di voglia di attivazione politica. Non è detto che tutte queste 9.000 persone poi si sporcheranno le mani nelle assemblee, ma sono persone che ci hanno dato la loro fiducia e anche soltanto in nome di questo noi dobbiamo continuare. C'è la questione europea che è venuta fuori. E io su questo penso che l'elemento comune a tutti gli interventi, con tutte le sfumature, sia uno. Non ci faremo schiacciare in questa dicotomia, in questo opt-out falso tra Salvini da una parte, con i compari suoi, e dall'altra parte con Renzi o chi per lui, Macron, le banche eccetera. Noi sappiamo che una possibilità di cambiamento e di alternativa c'è, sappiamo che queste due possibilità sono solo apparentemente contrastanti ma vanno nella stessa direzione, che il massacro delle classi popolari, e non ci faremo fregare su questo. Questo credo sia stato ricorrente in tutti gli interventi, ma credo che abbia bisogno di approfondimento e abbia bisogno di discussione. Siccome ancora una volta non nascondiamoci dietro un dito, la questione delle elezioni europee c'è, in qualche intervento è stata più esplicita, in qualcun altro più implicita. Io non voglio dire anche su questo, se non una cosa che mi ha detto un compagno che oggi a Roma non ci sta perché aveva delle cose sue di famiglia, ma che mi ha chiamato stamattina e mi ha raccontato una cosa, e cioè che ha incontrato una persona che fa parte di un'altra organizzazione eccetera eccetera, e che gli ha chiesto, ma voi ama, insomma, che fate? Cioè, si può capire che fate o che non fate a queste europee? Avete fatto tutto sto casino, mo che fate? E lui ha risposto, e che ne so io, decideranno gli aderenti, la base, troveremo il modo più diretto possibile per avere una consultazione. E quell'altro gli ha risposto, non mi prendere per il culo, dai, dimmi che fate. Perché ovviamente sembra troppo strano che uno dice una cosa così, no? Soprattutto quando la dice in un contesto che è privato, perché fin quando ce la diciamo nelle assemblee, e allora lo facciamo per bello vedere, no? Facciamo finta, così. Ma quando uno dice in un contesto privato, quell'altro non ci poteva proprio credere. Allora, io quello che voglio dire è che la possibilità che noi ci siamo dati di essere autonomi, di scegliere, è la possibilità di scegliere, non la possibilità di operare una scelta piuttosto che un'altra. E questo non vale per le elezioni europee, vale per il nostro futuro e per il nostro cammino. Noi dovevamo fare un passaggio, che è stato il passaggio delle adesioni, che è stato il passaggio dello statuto, non per le elezioni europee, ma perché potere al popolo potesse scegliere e potesse non essere subordinato ad altre scelte.
scelte, che potevano essere più intelligenti, che potevano essere più, come dire, riflettute e ragionate. Non lo so, io non entro nel merito. Evidentemente ho una mia opinione, non entro nel merito, non credo che sia oggi il giorno per discutere di questo, però oggi è il giorno per dirci una cosa, che è vero, è stato doloroso, è stato duro, ma noi oggi abbiamo una possibilità, che è la possibilità minima di qualsiasi, non solo organizzazione, non solo gruppo, ma anche di qualsiasi individuo che diventa adulto, e cioè quello di non farsi determinare dall'esterno, quello di dire finalmente io scelgo, posso sbagliare, questa è la libertà e anche la libertà di sbagliare. Soltanto la libertà di fare le cose giuste, ci voglio provare, voglio fallire, ancora una volta lo ribadisco, voglio fallire, ma voglio fallire in una maniera diversa, perché fallire in una maniera diversa è una lezione, fallire sempre nello stesso modo è un'equazione a ripetere che non saprei come decifrare o come definire. Dunque, ci sono tanti appuntamenti, li abbiamo detti, li abbiamo ripetuti, c'è l'appuntamento in onda di meno, io sono contenta, lo dicevo prima con Carlo e Ornella, senza farla apposta, senza manco dover armonizzare, come dire, la cosa e sistemarla, in questa assemblea, che è stata un'assemblea dove ci sono stati, credo, una trentina di interventi delle assemblee territoriali, tanti interventi di tanti compagni che hanno portato la loro esperienza di lotta, non abbiamo dovuto metterci d'accordo e star lì a dire no, aspetta, facciamo parlare prima Parma, no, facciamo parlare prima Siena, così mettiamo una femmina, un maschio. È venuto normale, questa è per me la dimostrazione che poi uno può fare le quote rosa, le quote gialle, le quote verde, ma è la dimostrazione del fatto che se stai nella società, stai nelle lotte e lo fai dal basso, lo fai tutti quanti insieme, non è che c'è neanche troppo bisogno, come dire, di star lì a fare le proporzioni. Poi le proporzioni è giusto farle, nello statuto questo elemento è stato inserito perché secondo me è importante che ci sia, credo che per tutti era importante che ci fosse, ma è per dire che già spontaneamente è così e credo che questo sia l'elemento più significativo. Chiudo sperando, appunto, quindi vi dicevo le date, scusate, le ripeto, il 25 non una di meno, ci sono poi, c'è l'appuntamento del 27 con l'Assemblea Nazionale a Reggio Calabria per poi organizzare il corteo di dicembre, ci saranno i tanti cortei autunnali ai quali appunto parteciperemo, c'è l'appuntamento di metà novembre a Torino per l'Assemblea Nazionale della Scuola di Potere al Popolo, ci sono tanti momenti importanti, c'è l'assemblea e le iniziative in avvicinamento sulla questione Libia, perché non ce lo scordiamo che se la questione dei migranti esiste è perché esistono le guerre, questo forse l'abbiamo detto ma non abbastanza oggi, perché sembra che è un mistero che questi migranti si materializzino poi alle frontiere dell'Europa, abbiamo delle responsabilità e non ce lo dobbiamo dimenticare. Chiudo dicendo due cose, consapevole che me ne sarò scordate tante e sperando che appunto i vari report, i comunicati, i report dei tavoli poi integrano tutto quello che io mi sono dimenticata. Chiudo dicendo una cosa che tutti mi hanno detto e sconsigliato fortemente di dire e quindi io la dico lo stesso perché casomai hanno ragione loro, però io la voglio dire lo stesso. Io so, appunto, parlavo delle occhiaie, sono stati giorni complicati, settimane complicate, non ce lo nascondiamo, ce lo diciamo, io credo che i problemi non vadano né enfatizzati, perché sennò diventa un trauma che ti blocca e che non ne esci più, ma nemmeno nascosti. Ed è proprio perché non li voglio nascondere, io voglio dire una cosa da persona che, è, come tanti altri compagni, però è stata forse ancora più di loro tanto in giro e quindi ha conosciuto tanti compagni, tante assemblee territoriali, tante realtà di base in quest'anno che appunto sono state e stanno in potere al popolo. Io voglio ringraziare i compagni di Rifondazione che sono qua oggi, io non gli dico i nomi, i luoghi e le cose, li voglio ringraziare. Perché potere al popolo esiste grazie al contributo non delle organizzazioni, io questo lo voglio sottolineare 100 volte, non esiste grazie al contributo delle organizzazioni, ma grazie ai militanti di quelle organizzazioni sì. E quindi questo io non me lo posso scordare, non ce lo dobbiamo scordare nessuno, e se ci sono state mancanze di rispetto, io dico reciproche, come spesso ho sottolineato, non è sulle mancanze di rispetto che si costruiscono i discorsi, ma nel merito. Quindi quello che io dico anche al compagno di Vicenza che prima parlava dell'effetto che tante polemiche avevano avuto, io dico è ovvio, l'effetto c'è, cerchiamo sempre di vedere il merito, ma vediamo anche il fatto che a monte
se a un certo punto i percorsi si incrociano è perché prima di tutto c'è un'esigenza, che è un'esigenza dal basso degli attivisti. Se questo percorso è nato non è stato per un'esigenza delle organizzazioni, ma per, anzi forse è stata a dispetto delle esigenze delle organizzazioni, ma è stata per l'esigenza degli attivisti. Quindi io li ringrazio, perché so che ci vuole coraggio a continuare a partecipare, coraggio non perché ci sia un mostro che diciamo glielo nega, coraggio rispetto alle polemiche, coraggio rispetto al fatto che chiaramente quando un clima si inquina è più semplice tornarsene a casa che stare lì e combattere in una situazione che si fa paludosa. Quindi so che ci vuole coraggio, come ci vuole coraggio anche da parte di chi non sta in quelle organizzazioni a continuare a andare avanti, perché per tutti sarebbe più facile mollare, ma la giornata di ieri e la giornata di oggi dimostrano che sarebbe un'assoluta cazzata mollare, perché evidentemente la risposta è diversa. Quindi io vi voglio ringraziare e voglio dire un'ultima cosa sull'entusiasmo e sul raccontare frottole, che spesso ho detto, non perché appunto voglio fare polemica, ma perché voglio spiegare. Io penso che quando noi diciamo che ieri è andata bene, non solo diciamo la verità, ma siamo pure un po' modesti. Quando diciamo che oggi è andata bene, con tutte le difficoltà che ci sono, non solo diciamo la verità, ma siamo pure modesti. Dico che l'entusiasmo non è il frutto, nella maggior parte dei casi, spero che questo sia il nostro, di una follia, dell'uso di droghe, di non so che cosa, di un'autosaltazione, eccetera. L'entusiasmo è un lavoro ed è un compito, ed è frutto di una consapevolezza, cioè la consapevolezza di essere veramente ripartiti nel deserto. Se tu sai che sei ripartito nel deserto, sei contento di ogni passaggio e ti sorprende ogni passaggio. Un compagno su Facebook qualche giorno fa, mi scuso non mi ricordo il nome, riportava un episodio accaduto in un'assemblea del Nord Italia in cui io ero andata, non ero portavoce, insomma era proprio l'inizio, era novembre credo, e un compagno lì presente mi disse in un intervento, disse no, io se tu dici che dobbiamo star qui e faticare ancora una volta per rimettere insieme i cocci, io ancora una volta lo faccio perché io ci credo. E io gli dissi no, io non ti dirò mai questo perché qua non ci sono cocci da rimettere a posto, è l'esatto opposto quello che io dico, qua c'è da prendere consapevolezza che siamo in uno spazio che è uno spazio ormai devastato. Io penso che il tempo dei cartelli elettorali sia finito, e lo dico non perché io non sono nessuno per dirlo, però è quello che io vedo davanti agli occhi degli ultimi 10 anni, 12 anni, 15 anni che lo dice. C'è lo spazio per qualcos'altro, io credo, e credo che sia uno spazio enorme. Ora, riuscirci, non riuscirci, sta a noi. I presupposti ci sono, gli strumenti ci sono, e se adesso noi pensiamo di doverci colpevolizzare per essere contenti e entusiasti del fatto che nonostante tutto e nonostante tutti, e parlo della repressione che appena uno alza la testa, e l'elenco fatto prima, Nicoletta, Mimmo, Giacomo, sono l'esempio classico di questo, un esempio lampante. La repressione che ti martella appena alzi la testa e che ti, e prova a immobilizzarti. Una propaganda continua. Da un lato ti dicono le banche, dall'altro lato quell'altro ti dice no, è colpa dei neri che li dobbiamo mandare fuori. Riuscire a uscire da questi schemi, a non accontentarsi di ripetere il passato e guardare avanti per chi ha 18 anni, per chi ce n'ha 40, per chi ce n'ha 60 e per chi ce n'ha 80, è un'impresa eroica ed è un'impresa di entusiasmo non data dalla follia ma dalla necessità di un lavoro sull'entusiasmo, che è imporsi un dovere che non è testimoniale ma di essere una prima pietra, di essere un primo passo di qualcosa che può sorgere, di qualcosa che può nascere e di qualcosa che è la risposta a milioni di domande che ci vengono poste e che ci vengono poste dalle tragedie che vediamo tutti i giorni ma anche dalle bellissime esperienze che le tante assemblee territoriali hanno riportato qui. Quelle non sono soltanto proposte, sono richieste, sono domande, sono un dire mettiamoci insieme. Oggi abbiamo fatto un nuovo passo, io sono contenta che oggi Potere al Popolo nasca per la seconda volta e di fronte a questa seconda nascita penso che ci dobbiamo tutti quanti dire che la fatica ne è valsa la pena.